Ciao a tutti e bentornati su MTV. Direi che sì, non c'è niente di nuovo, tutto normale. A parte il fatto che sì, sono un leopardo. E prima che pensiate che io sia pazza, sappiate che c'è un motivo per tutto ciò, ed è che oggi è Halloween e quindi buon Halloween, anche se voi probabilmente vedete questo video venerdì prossimo, quindi buon Halloween in ritardo, spero che vi abbia passato un buon Halloween. Scrivetemi qui sotto nei commenti se come l'avete festeggiato e in quel caso da cosa vi siete travestiti. Io da fantasma? No. No, da leopardo. Quindi se sono truccata in questo modo non è una cosa casuale, è perché tra poco devo andare a una festa di Halloween. E quindi ho pensato, già che c'ero, di fare i preferiti di ottobre in tema Halloween. Cominciamo! Per quanto riguarda l'abbigliamento, i miei preferiti sono stati questi due scialli. Si dice scialli al plurale? Diciamo di sì, dai. E sono uno più chiaro e uno più scuro. Mi piacciono tantissimo perché sono di una comodità assurda, sono veramente morbidissimi e soprattutto da usare in classe durante le lezioni, che dato che in classe c'è freddissimo perché accendono il termo tipo a gennaio, è qualcosa di assolutamente fantastico potersi avvolgere nel proprio scialle, restare lì, sembra di essere sotto una copertina e uno riesce quasi a sentirsi un po' rilassato e a proprio agio, perfino in un'aula scolastica. Quindi morbidosi, belli da vedere, comodi. Cosa si può volere di più della vita? Un lucano. No. Perché? Per quanto riguarda il trucco, il mio preferito del mese è stata la Naked Smokey, che è una palette della Urban Decay. Io amo questa linea di palette, io ne ho davvero troppe, le ho praticamente tutte e questa cosa è terribile. Però è che hanno veramente i colori perfetti perché sono dei colori neutrali che quindi possono essere usati davvero per qualsiasi tipo di look, dai più naturali ai più intensi, e quindi sono veramente versatili come palette, non posso farci niente, le adoro. E questa forse mi piace un pochettino di meno delle altre che ho perché i colori sono un pochino meno pigmentati, hanno una consistenza un pochino meno perfetta, però non vale neanche per tutti i colori e comunque la adoro davvero tantissimo, quindi comunque consigliata, anche se comunque se dovessi sceglierne solo una io vi consiglierei o la prima o la seconda. Per quanto riguarda il cibo, io ci provo a parlare di cose sane, ma purtroppo sono una persona molto molto golosa e mangio davvero tante troppe schifezze, non ho problemi ad ammetterlo, e quindi sì, purtroppo mi trovo ancora una volta a parlare di schifezze. In questo caso il mio cibo preferito del mese sono state queste patatine, che sono le Pringles, quelle alla sour cream and onion, e sono buonissime. Cioè il problema di queste patatine è che se ne mangi una puoi stare certa che finirai il resto della confezione, quindi sono molto molto pericolose. Però sono davvero buonissime e consigliatissime, anche se da non comprare troppo spesso preferibilmente, perché sennò possono diventare una droga. Per quanto riguarda il film, il mio preferito del mese è stato Inside Out, è un cartone animato uscito da poco che parla della, diciamo, storia di una bambina ed è ambientato praticamente nella sua mente, dove ci sono dei non è facile spiegare, dove ci sono dei personaggi che sono le sue emozioni e quindi la controllano, e racconta un'avventura di questa appunto bambina barra ragazzina. E secondo me, anche se è un cartone animato, a parte il fatto che io adoro i cartoni animati comunque ancora, non ho problemi a guardarli anche se ho quasi 18 anni, comunque questo in particolare è un cartone animato veramente bello e che consiglierei davvero a persone di tutte le età, perché non ha solo elementi appunto che fanno ridere, elementi fatti apposta per i bambini, ha anche in sé degli elementi che sono fatti apposta appunto per essere apprezzati anche dagli adulti che sono costretti ad accompagnare questi bambini al cinema in modo che si possano divertire anche loro, e quindi questo lo rende davvero davvero piacevole per ragazzi, adulti, anziani. L'ho trovato molto divertente, la storia molto appassionante, c'è anche stata qualche lacrimuccia nel finale, forse, non lo nego ma non confermo neanche, e quindi sì, super super consigliatissimo, se non l'avete già visto andatelo a vedere immediatamente. Per quanto riguarda le mie canzoni preferite del mese, sono Perfect, il secondo singolo del nuovo album dei One Direction. Shots degli Imagine Dragons, il Broiler remix, mi sembra. E Here With Me di Suzy Su e Robot Koch. Non so se ho detto questi nomi bene, però... (ride)
Per quanto riguarda la categoria delle cose varie, i miei preferiti sono stati questi stivaletti, che sono fantastici perché sono comodi, tengono al caldo, hanno anche un colore che si può abbinare davvero con tutto. E quindi sì, li sto usando praticamente in continuazione. E siamo arrivati alla mia categoria preferita, cioè quella dei momenti preferiti del mese. Anche questo mese è stato davvero pieno di momenti bellissimi. Intanto già all'inizio dell'autunno, con le giornate con la pioggia fuori, stando dentro al caldo sotto le coperte con una tazza di tè, già quelle le adoro, quindi già un po' il clima autunnale che si sente intorno e poi il clima pre-Halloween, lo adoro. Alcuni dei momenti preferiti del mese sono stati quando ho incontrato Greta Menchi, che è una youtuber, immagino che la conosciate, se non la conoscete è un problema serio. È una youtuber che ammiro davvero tantissimo ed è stato veramente incredibile poterla finalmente incontrare, perché c'è stato al cinema della mia città un incontro con lei e ci sono andata con una mia amica ed è stato troppo bello, è stato veramente una cosa... Sto fangirlando. Altro momento preferito del mese è stato qualche giorno fa, quando sono andata alle terme con il mio ragazzo per una giornata. Ed è stato bellissimo perché è capitato in un periodo veramente stressante, dove i compiti, le verifiche, queste cose qui mi stavano davvero facendo impazzire. Ho avuto una specie di crisi da stress, ho avuto proprio una sera in cui stavo esplodendo da quanto studio dovevo fare. E appunto per fortuna abbiamo avuto la possibilità di prenderci questo giorno di pausa e siamo andati alle terme di Verona ed è stato... proprio il contrario rispetto ai giorni prima, che erano stress, stress e ancora stress. È stato proprio rilassantissimo nuotare nell'acqua calda, l'idromassaggio e la sauna. È stata veramente una giornata magica, e appunto poter passare questa giornata insieme ai miei ragazzi è stato davvero bellissimo e magico e troppo bello. Altro momento preferito del mese è stato proprio all'inizio del mese, quando ho fatto la volontaria per Internazionale, che è un festival che si svolge annualmente ai primi di ottobre. Ho potuto fare la volontaria con una delle mie migliori amiche qui nella mia città ed è stata un'esperienza bella, perché appunto è un festival sul giornalismo, è stato un modo per poter tanto un po' imparare come funzionano queste cose. Non è facile riuscire a gestire una fila, vedere i pass della gente da far entrare, quella no e quella sì, e non creare problemi, la gente che si lamenta che non può entrare, non c'è abbastanza posto. È stata un'esperienza abbastanza, diciamo, utile per imparare un po' a gestire questo tipo di situazione, anche poter sentire un po' di conferenze, poter un po' entrare nel mondo del giornalismo, che è un mondo che mi ha sempre affascinato. Mi ricordo che fino alle medie ho desiderato fare la giornalista. E è stata davvero una bella esperienza, spero di poterla ripetere l'anno prossimo. Altri momenti preferiti del mese, quando sono andata al cinema con i miei genitori a vedere Inside Out, è stata veramente una bella serata. E poi quando sono andata al centro commerciale della mia città con mia mamma, è stata sempre una cosa un po' nostra questa di andare dopo la scuola in macchina a mangiare al drive-in del McDonald's, che è una cosa da non fare, però ci sta una volta al mese, dai, viziarci un po' va bene. E appunto è stato un momento un po' solo per noi due, è sempre un momento molto speciale. E poi immagino che un altro momento preferito del mese sarà la festa di Halloween a cui devo andare, però appunto sono in ritardo, quindi ancora non so se sarà un momento preferito del mese, lo spero, vi farò sapere nei mesi di... Vi farò sapere nei preferiti del mese prossimo com'è andata. Sì, mi sa che sono in ritardo e che devo scappare, quindi vado. Grazie mille per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale. Devo un attimo dirvi velocemente altre due cose. Una è che prossimamente voglio fare un video Ask Me, quindi se avete una qualsiasi domanda che volete farmi potete mandarmela su Twitter, su Instagram, su Facebook, qui sotto nei commenti, come volete, con l'hashtag AskMTV, e appunto io risponderò a più domande possibili, tanto non credo che siano tantissime, ma comunque a tutte le domande che volete farmi mi fa piacere poter rispondere in uno dei prossimi video. Numero 2, mi piacerebbe molto cominciare a fare dei vlog. Ho già aperto un secondo canale appunto di vlog, trovate il link qui in descrizione se vi interessa, ma ancora appunto non ho pubblicato nessun video perché è tutto ancora in fase di elaborazione. È una cosa che da tantissimo tempo che mi piacerebbe fare, almeno provare insomma, quindi prima possibile, magari nel periodo intorno a Natale potrei fare vlogmas, non lo so, adesso vedo, è tutto ancora da pensare, sicuramente vi terrò aggiornati, però fatemi sapere se vi potrebbe interessare che abbia un mio canale di vlog, non lo so, non credo che possa interessare a nessuno, non lo so, fatemi sapere. E niente, ancora felice Halloween, spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Shbam! Oddio, tragico. Shbam!